Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete nel mio bagno e con la maglia che l'altra volta ho utilizzato per la tinta perché sì, anche questa volta io andrò a fare un cambio ai miei capelli. Con lui L'Oreal Custom Natural Gloss nella colorazione 623 biondo scuro noce. La particolarità di questa tinta è che va applicato a capelli umidi e mi ricorda tanto l'applicazione della crema colorante che io utilizzai qualche tempo fa, sia la BioPoint che per quanto riguarda Maria Nila e Alama. Vi lascio la playlist magari dei miei capelli così vedete cosa ho combinato a questi poverini. E mi ricorda un pochino quello come tipologia di applicazione, ma non voglio, diciamo così, mettere le mani avanti. Nel dubbio mi sta molto bene il fatto che io abbia iniziato di nuovo qualche ricrescita di capello bianco, ma che non sia in condizioni pietose, perché questo mi creerebbe dei problemi. Qualora io arrivi a condizioni pietose, poi una tinta non mi copra totalmente i miei capelli bianchi, perché qui dice sì, copre i capelli bianchi, ma i primi capelli bianchi, quindi che significa? Uno ogni tanto? Lo scopriamo insieme. Qualcosina c'è. Eccolo qui, io lo vedo, brilla e scintilla, non so se vedete anche voi brillare i miei capelli bianchi. Quindi adesso non ci resta che inumidire i capelli. Un piccolo trucchetto: se voi non avete uno spruzzino, va anche bene un orecchio con dentro un prodotto che siete riusciti ad aprire e a lavare, potete prendere la spazzola, bagnarla sotto l'acqua e andare a spazzolare. In questo modo potrete avere i capelli inumiditi. Come colorazione la 623 biondo scuro noce, che cosa troviamo all'interno? Io ovviamente l'ho già aperto e troviamo, molto facile comunque da intuire perché ognuno di loro ha il numerino. Numero 1, rivelatore in crema. Numero 2, il colore, la crema colorante, la maschera nutriente al miele e ovviamente i guanti che io non uso perché uso i miei. E ovviamente ancora le istruzioni. Guanti alla mano, i miei, andiamoli a mettere. Apriamo la crema rivelatrice e inseriamo il colore all'interno. Per poter aprire la crema, una volta svitato il tubino, dobbiamo andare a togliere questo cerchietto e a chiudere molto molto bene, che quindi si andrà a bucare la pellicolina praticamente. Ecco fatto. In questo modo, ecco qui, esce. Andiamola a mettere all'interno. Ecco qua, tubetto completamente spremuto, andiamo a chiudere e ora non ci resta che agitare. Direi che è mescolato. Ora dice di dividere i capelli in sezioni e dividiamo i capelli in sezioni. La cosa positiva di questa maschera è che va tenuta solamente 20 minuti in posa. Applico un po' di crema, ho questa di Stenon, la All Purpose, qui sopra in modo tale che almeno non mi macchio. Ha ricevuto un po' di tinta anche il mio tappeto! Voglio abbondare sulle punte e sulle lunghezze perché è lì che avevo la decolorazione. Vi ricordate? La di Olia Highlights, ve la metto comunque, trovate la playlist, ma ve la metto anche sulle schede, su nelle schede, non sulle schede, scusate. Ottimo, ma sempre meglio. A parte che il mio tappeto adesso è marrone, ma va bene, era beige. Un
un giorno vi riprenderò il mio pavimento perché sono rimasta sfregiata dalla tinta. Un giorno vi riprenderò il mio pavimento e soprattutto il mio tappeto, perché poverino non lo so come fa a diventare di nuovo bianco e pulito tutte le volte. Comunque, adesso 20 minuti, cerco di togliermi sto robo e si sciacqua e ci vediamo per la piega più tardi. O meglio, vi faccio vedere proprio la piega fatta, come sempre vi faccio vedere da bagnati come sono. Ma 20 minuti, a dopo, vediamoli da bagnati. Allora, il colore sembra aver coperto bene, il rosso è sparito. O meglio, sulle punte, qualche tono di rosso io lo vedo qui, ma probabilmente era proprio la tinta che aveva qualche cosa di rosso, ma vediamo un po', avevo la riga in mezzo, i capelli bianchi. Se non vedo male, me li ha coperti, se non vedo male. Comunque adesso li vado ad asciugare, come sempre faccio la piega mossa, non li lascio ricci con la spuma, proprio per andare a vedere se ha coperto bene. A me, devo dire, vedermi così con i capelli bagnati non mi dispiace. Una cosa positiva che vi dico già di questo kit per tinture è questa crema maschera al miele. Allora, a parte che ha un odore veramente veramente buono, e poi ce n'è parecchia, infatti io non l'ho usata tutta, adesso non riesco a farvelo vedere, ma non l'ho usata tutta, ce n'è ancora per la prossima volta e sono contenta perché è molto buona. I capelli risultavano subito morbidi, adesso ovviamente vediamo con l'asciugatura come resterà il mio capello, però mi sembrano morbidi, soprattutto dopo aver fatto varie tinture nel mio caso, quindi li asciugo e ci vediamo dopo. Eccomi, il risultato finale è questo. Ho fatto la piega, spero che riusciate a vedere, sono molto molto morbidi, luminosi lo sono, c'è scritto 3 volte più brillanti e in effetti io ho anche messo la lacca, quindi direi di sì. Ha coperto tutto, ha coperto i capelli bianchi. Beh, promossa, l'unica cosa che devo dire però è troppo scura, o meglio, è scura rispetto alla scatola e all'indicazione che dice qui e anche sul retro. È vero anche però che c'è scritto che sono luminosi anche dopo il quinto giorno, vedremo, e che il colore gradualmente ritorna al tuo tono naturale dopo 28 giorni, quindi in realtà credo che sia per questo che è forse un filino più scuro di questo, ma qui dice 3 volte più brillante e colore luminoso, 3 volte più morbidi, capelli effetto seta, copertura ottimale dei capelli bianchi, sì. Quindi promette in effetti questo, l'odore del miele è buonissimo, soprattutto nella maschera, quella tipo balsamo post lavaggio. Quindi sono tornata scura, ebbene sì, mi vedo perché mi ci vedo, perché comunque sono abituata. Mi piacerebbe però provare anche qualche altra colorazione. E vedrò che cosa c'è come colori sul sito così da potermi orientare, ma per me questa colorazione Casting Natural Gloss di L'Oreal è promossa, a me piace. Fatemi sapere voi nei commenti ovviamente che cosa ne pensate e se avete provato qualche altra colorazione, se anche voi avete visto che è un tono più scuro di quello indicato dalla confezione, dall'indicazione, oppure se è una cosa che ho notato soltanto io perché comunque avevo una schiaritura. Però guardate, ecco, coprire li ha coperti. Mi piace. Bene.
ci vediamo al prossimo esperimento sui capelli o al prossimo video. E per non perderli, come dovete fare? Dovete iscrivervi al canale attivando la campanella, così vi arriva la notifica e non perderete nulla, sia che sia capelli sia che sia altro. Io vi aspetto nei commenti numerosi, ma non dimenticatevi anche di lasciarmi un pollice in su a supporto del canale. Due gesti super semplici, non vi costano nulla, ma che per me fanno la differenza. E ringrazio ancora una volta tutte le persone che scelgono di entrare a far parte della mia community. Grazie, sappiate che sono davvero molto contenta. Io, il mio nuovo colore, vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!